Nelle nostre chiacchierate abbiamo voluto sottolineare, affrontare, parlare circa la vocazione, abbiamo detto tante cose. C'è un altro capitolo che secondo me è importante quando noi vogliamo affrontare questo tema. Per me questo capitolo è il percorso vocazionale che un giovane può fare per capire effettivamente se il Signore lo sta chiamando. Questo percorso vocazionale è sottolineato e si esprime con alcune modalità importanti. Siamo qui in una chiesa per cui il richiamo forte è la preghiera. La preghiera è quel cammino che con il dialogo con Dio, giorno dopo giorno, io posso capirlo, posso domandare, ascoltare. È Lui che, nel fondo, mi sta guidando. La vita dei sacramenti, perché la Santa Messa, la confessione, è la presenza di Dio, la presenza reale di Dio nella vita di ogni cristiano. Anche questo è un ritmo importante da percorrere. E poi abbiamo la lettura del Vangelo. E la parola viva, Gesù Cristo, nel suo Vangelo, con le sue parole, illumina la mia mente e il mio cuore per operare come lui. Mi dice chi è, si presenta, parla di sé e io poco a poco lo conosco, lo amo e lo seguo. Non volevo finire questa chiacchierata senza rivolgermi a Maria e forse è nel cammino di discernimento per quanto riguarda tutto quello che io nella preghiera posso imparare, posso fare, Maria è riferimento sicuro. Io consiglio sempre a ogni giovane, a Marta, a Lorenzo, a Gianni, a Pietro, a Bruno, a Eleonora, eccetera, consiglio a tutti i giovani di affidare la propria vita alla Madonna. E lei, Maria ci prende per mano e ci porta suo figlio Gesù, è lei che ha capito meglio di qualsiasi altra creatura i movimenti interiori che di fatti esprimono un'appartenenza al Signore. Io, allora, volevo affidarti, affidarla, volevo far sì che la tua vita sia nelle sue mani, perché con Maria. È più facile, un cammino di discernimento è più facile capire il suo figlio, lei poi intercede per tutti noi. E con questo io penso che il cammino di discernimento vocazionale. Per questa prima parte vedremo la seconda, ma per questa prima parte è abbastanza completato. Ci vediamo. Ciao!